Ed eccoci tornati con i nostri consueti approfondimenti per la medicina Regione Lazio, qui nello studio di Live Social, dove puntualmente incontriamo figure dal profilo medico-scientifico e proprio con loro approfondiamo delle tematiche affrontate dagli stessi nel quotidiano. Oggi, nel parlare di alimentazione, con noi la dottoressa biologa nutrizionista Giorgia Carbonetti. Salve dottoressa. Buongiorno. A lei grazie per averci raggiunto in studio, avendo anche accolto esaustivamente il nostro invito nell'approfondire alcune tematiche, come appunto faremo un focus riguardante quella che è detta dieta planetaria e soprattutto dieta che limita il consumo di prodotti animali, ecco, tenendo anche un occhio di riguardo, diciamo, si strizzando l'occhio a tutto un rispetto ambientale. Ma tra poco entreremo nel suddetto merito. Focus. Prima di iniziare, ecco, le chiederei anche a titolo informativo per i nostri amici che ci seguono, dottoressa, appunto biologa nutrizionista, qual è l'excursus per essere tale? Allora, io diciamo il percorso che ho fatto per diventare biologa nutrizionista è stato appunto una laurea triennale in scienze biologiche. Mi sono laureata nel 2018 presso l'Università La Sapienza di Roma. E poi ho deciso di intraprendere un percorso di studi magistrale in scienze della nutrizione umana presso l'Università Tor Vergata di Roma. E adesso diciamo esercito la libera professione da qualche mese, insomma quasi un annetto. Però so di lei che da qualche mese la esercita più, come dire, più esaustivamente, però è sempre stata nell'ambiente già da qualche anno, questo da quanto sappiamo qui fornito dai nostri dati, dalla esatto. Nostra super redazione. Tuttavia, ecco, se vogliamo addentrarci in quello che poi è il focus di oggi, no? Parlando della suddetta dieta planetaria. Sì, diciamo che la dieta della salute planetaria, diciamo più correttamente. Salute planetaria. Diciamo che è una dieta, una stile alimentare che è stato proposto qualche anno fa dalla Commission dell'Lancet e che è una dieta, diciamo, che in qualche modo promuove il benessere dell'individuo a tutto tondo, quindi sia il benessere a livello di salute dell'organismo, ma anche il benessere dell'ambiente in cui questo individuo vive quotidianamente, no? Quindi è una dieta sicuramente a basso impatto ambientale, uno stile alimentare a basso impatto ambientale, che però rappresenta un po' un compromesso tra appunto l'estrema dieta vegana e invece il quotidiano carnivoro, no? Quindi sicuramente è una dieta a basso contenuto di prodotti di origine animale. Quindi proteine animali, Esatto, di proteine animali, diciamo preferisce prodotti di origine vegetale, quindi sicuramente molti cereali integrali, legumi, verdura, frutta, ma non esclude ovviamente anche i prodotti di origine animale. Questo perché? Perché diciamo prodotti di origine animale intendiamo quali, l'uovo ad esempio? Anche le uova, i latticini, magari il pesce, okay. La carne, ma diciamo più che altro si limitano appunto prodotti quali carne processate, salumi insaccati, prediligendo ovviamente appunto prodotti più di origine vegetale. Ecco, dottoressa, a tal proposito le chiedo, ovviamente sappiamo come magari per ovviare al problema, quindi alla mancata assunzione di proteine animali, il tutto può essere assimilato sempre dalle proteine da quelle vegetali. Uh-huh. Però ovviamente l'assimilazione, le chiedo adesso qui, il quantitativo di proteine contenenti nei prodotti vegetali, appunto, può eguagliare per dieta e sostituire quindi una ugualmente no. Dieta animale? Allora, sicuramente la qualità delle proteine di origine animale e quella la qualità delle proteine di origine vegetale è diversa. In una dieta per esempio vegana, quindi che elimina totalmente i prodotti di origine animale, bisogna fare molta attenzione a non incorrere in carenze nutrizionali, quindi abbinare bene i nutrienti, abbinare bene i vari alimenti per in qualche modo fornire al nostro organismo tutti, diciamo, parlando di proteine,
tutti gli aminoacidi, no, che sono compongono i mattoncini, la proteina, esatto, certo. Che riescono, no, poi a costruire, no, le proteine nel, senza farci mancare nulla. E, per quanto riguarda la dieta planetaria, diciamo che è un po' più semplice non incorrere in carenze, perché diciamo sì, si basa prettamente su prodotti di origine vegetale, ma comunque senza far mancare anche i prodotti di origine animale. Ovviamente, diciamo, c'è da sottolineare che poi ogni dieta, ogni stile alimentare va in qualche modo interpretato da un professionista, perché ogni individuo, no, ha delle situazioni fisiologiche o patologiche diverse, quindi anche in base poi alla situazione che ci si trova di fronte bisogna poi intervenire, valutando un po' le necessità anche dell'individuo che abbiamo di fronte. Certo, basti pensare, ecco, ad intolleranze o allergie. Intolleranze, allergie, piuttosto che patologie anche a livello gastrointestinale. Una persona, per esempio, che soffre di patologie a livello gastrointestinale sicuramente non potrà diciamo introdurre grandi quantitativi di fibre contenute, no, per esempio nei cereali integrali, certo, o nelle verdure, certo. Quindi bisogna, ecco, sempre interpretare e prendere con giusto attenzione, esatto, e peso, ovviamente, attenzione. Ovviamente per l'individuo, beh, questo è anche abbastanza ovvio e comprensibile, no? Già anche senza conoscenze scientifiche, diciamo così, sì. Perché sennò diventerebbe deleteria la stessa dieta anziché utile. Però ecco, ovviamente quando si intende dieta bilanciata, no? Sì. Ecco, per avere un giusto rapporto di quello che è le proteine, gli aminoacidi, quindi, che costituiscono la proteina, ma oltre a questo abbiamo i grassi utili, abbiamo, certo, i carboidrati e quanti altri nutrienti, le vitamine, ahimè, che sembrerebbe più andiamo avanti meno ne abbiamo. Meno ne abbiamo, esatto. Non si sa. Quante vitamine dovremmo assumere quotidianamente in linea di massima, dottoressa? Diciamo che le vitamine sono contenute prettamente, no, nella frutta e nella verdura. Diciamo sì, il quantitativo giusto per una persona normale, insomma, in condizioni fisiologiche sana, un adulto sano, si aggirano intorno alle 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, quindi sempre accompagnare il pasto con una porzione di verdure e una porzione di frutta, sia appunto al pranzo che alla cena, negli spuntini magari, certo, introdurre, certo, una fonte appunto di frutta, perché comunque, no, soprattutto in questo periodo l'apporto di... Tra l'altro ci avviciniamo alla primavera, c'è il cambio di stagione, questo, esatto, chiedo conferma, destabilizza tanto l'organismo, eh? Sicuramente, diciamo, è un cambiamento che l'organismo percepisce, quindi ecco, rafforzarlo anche dal punto di vista alimentare, introducendo un po' più di frutta e verdura, non è sconsigliato. Non è sconsigliato, esatto. Senta, dottoressa, io nel ringraziarla soprattutto per la cordialità con cui si è posta ai nostri microfoni, ovviamente l'esaustività del suo sapere ai suddetti microfoni, se mi dà l'ok darei tutti i contatti. Come per no? Farla contattare quindi dai nostri amici in ascolto o in visione del video, magari volti a chiederle una dieta. Ecco, velocemente spieghiamo, la contattano, la raggiungono, sì, a studio per presa appuntamento e poi insieme farete test e valutazioni per studiare quello che diciamo prima, no? Esatto. L'individuo e poi fare una dieta doc. Valutare, no, le necessità del singolo individuo. Io credo molto nella personalizzazione poi del piano nutrizionale. Quindi assolutamente sì, si farà una prima visita in cui ci sarà una valutazione di quelle che sono le necessità dell'individuo e si farà proprio una visita nutrizionale, quindi ci sarà un'anamnesi delle valutazioni dello stato nutrizionale, sì. Si valuterà anche la composizione corporea e poi, diciamo, stabilirò e costruirò insieme, insomma, al paziente il piano nutrizionale. Bene, e allora io do i contatti se mi dà l'ok. Come no? Ricordiamo, con noi la dottoressa biologa nutrizionista Giorgia Carbonetti, avente due studi, uno a Roma, via Mugello 10-12, l'altro presso il Centro Medico Rinascimento di Bracciano, quindi ecco, questo per dare maggiore esaustività, no, ad un bacino di utenza magari che va anche oltre la capitale.
ai confini della stessa. 347-6784-869 per contattarla, quindi, e prendervi appuntamento, oppure sito web cibolibero.it. Vi invitiamo ad andarlo a visitare perché è molto interessante in materia, così come la propria pagina Instagram all'omonimo nome Cibo Libero. Infine cibolibero2022@gmail.com, la mail di contatto della stessa dottoressa è in realtà appunto di Cibo Libero. Dottoressa, che torno a ringraziarla per l'approfondimento ai nostri microfoni. Grazie a voi. Ragazzi, per oggi è tutto, grazie anche a voi che ci avete seguito, torniamo con il prossimo approfondimento qui per la Regione Medicina Regione Lazio. Grazie.